Questi giorni sto anche organizzando diversi dettagli per il matrimonio che faremo in chiesa il prossimo anno. Volevo aggiornarvi sulla situazione orecchino. Queste qui, come vedete, sono delle ciabattine. Direi che in tutta Italia ormai è arrivata l'estate ufficialmente. È la nuova borsa mare che ho preso da Carpisa. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, love.
stamattina, dopo aver fatto colazione, mi sono messa subito a sistemare casa, ho pulito anche il piano della cucina e niente, eccomi qua. Comunque volevo aggiornarvi sulla situazione orecchino e come vedete sono riuscita ad inserire il terzo orecchino perché mi si è sfiammata la parte e quindi sono riuscita ad inserirlo. L'ho messo giusto proprio 10 minuti fa. Allora, questo qui non sarà quello definitivo, tra virgolette, perché comunque qui sopra, all'ultimo, vorrei mettere un orecchino più piccino rispetto agli altri. In realtà ero partita nel mettere quest'anella qua al posto appunto dell'ultimo, però l'anella, avendo diciamo una forma più arrotondata, non riesco ad inserirla e poi sinceramente per il momento non vorrei più toccare neanche il secondo buco per una sicurezza, cioè voglio far assestare un attimo la situazione. Quindi ora lascerò per un periodo questa goccia qua, vedete, e poi più avanti magari prenderò un altro orecchino un po' più piccolino da metterlo proprio alla fine, perché praticamente andrò a mettere più piccolo in alto, medio e più grande poi qua. Quindi voglio un attimo che si assesti la situazione perché in questo momento un po' mi sento la parte un po' infiammata, ma è normale. Ma comunque oggi non è uscito sangue, sono riuscita ad inserire l'orecchino tranquillamente. È iniziato anche il caldo, è proprio iniziato, arrivato al 100%, stavolta infatti vedete sono in canottiera perché nel fare anche le faccende qua a casa non vi dico. Fatemi sapere se dalle vostre parti è arrivato, ma direi di sì perché ho visto comunque il meteo e direi che in tutta Italia ormai è arrivata l'estate ufficialmente. E infatti volevo approfittarne e farvi vedere la nuova borsa mare che ho preso da Carpisa e quindi volevo proprio mostrarvi anche come l'ho organizzata, visto che a volte comunque mi chiedete come ho organizzato la borsa in generale e la borsa mare, quindi colgo l'occasione e vi faccio vedere tutto. La borsa è fatta così, è fucsia e panna e qua c'è scritto Capri perché questa linea qua è in collaborazione con una profumeria di Capri, però non conosco ulteriori dettagli quindi non dico niente, so solo che è in collaborazione con una profumeria di Capri. Ha una taschina qui dietro che vi faccio vedere, quindi è molto comoda questa borsa. Ah, era già aperta. Allora, ha un taschino qua dietro e ora la apro e vi faccio vedere. Devo dire che è molto capiente. Ci sono di due misure, una più piccola e una più grande. Io ho preso quella più grande e meno male perché, come vedete, è già piena. Quindi se avessi preso la taglia più piccola, diciamo che non avrei messo tutto quello che ho messo qua dentro. La prima cosa che vi faccio vedere è la pochettina in coordinato con la borsa. È praticamente identica. E qua dentro ho messo fazzoletti, elastico, burro cacao con la protezione 30 e dei campioncini di protezione 50. All'interno è fatta così la pochette con tutte righine e anche la pochette all'interno ha un altro scomparto e io ho messo un elastico, un altro e un salva slip. E poi qua dentro ovviamente magari ci metterò altre cose, però comunque questo è, magari ci metterò anche tipo le salviettine. Poi ho quest'altra pochettina che è della Havaianas, questa qua me la porto quando vado a fare le passeggiate, quando magari andiamo al bar eccetera, quindi al momento è vuota ma qua dentro io ci tengo magari i documenti, le monete, qualche pacchetto di fazzoletti che mi porto sempre con me, magari l'igienizzante mani e queste cose qua. Quindi questa è la borsa, diciamo, che mi porto con me quando mi sposto dall'ombrellone. Poi ho quest'altra pochettina che mi avevano dato quando avevo comprato il costume della FAC. Questa qua è in plastica e infatti dentro ho messo un deodorante,
e un bagno schiuma, perché comunque, essendo che noi siamo abbastanza lontani, non si sa mai e mi porto queste cose sempre dietro. Poi ho questo porta infradito che è della Decathlon, se vi può interessare. E appunto dentro ho messo le mie ciabattine per la spiaggia, che sono queste qui, sempre della Havaianas, e sono super super comode, io le adoro. Le ho scelte rosa con i brillantini e poi qua c'è la scritta. E queste qui io appunto le ripongo qua dentro, così almeno non vado a sporcare la borsa. E poi ho messo il mio telomare, questo qua molto morbido, non occupa tantissimo spazio, questo è il mio preferito in assoluto, dietro è fatto così in spugna, fucsia fluo, stupendo. Questo qua proviene da Mallorca. Qui ho le protezioni solari, quindi ho una 30, questa qua di Garnier, e questa qua è una 20, ma con l'attivatore di melanina della Leocrema. Ho queste due. Ora vi mostro anche la borsa come è dentro. Allora, qui abbiamo un altro scomparto, quindi questa borsa è veramente molto comoda e qua dentro ci ho messo due pacchetti di fazzoletti perché comunque servono sempre. E qui abbiamo altri due scomparti, non so se ci volete mettere il cellulare o altre cosine, comunque veramente super capiente. A me piace tantissimo poi questa fantasia con il fucsia, con le righe, quindi l'ho presa subito. Se vi interessa c'è anche celeste, la versione azzurra, adesso non so se è più sul blu o più sull'azzurro. E quindi così è come ho organizzato la borsa mare. E ripeto, questa qui è la versione più grande e io ci ho messo tutte queste cose che per me sono proprio fondamentali da portare in spiaggia, quindi nella piccola sinceramente non so se ci sarebbero entrate tutte le mie cosine. E comunque è veramente bellissima questa borsa, a me piace tanto. In questi giorni sto anche organizzando diversi dettagli per il matrimonio che faremo in chiesa il prossimo anno e infatti ho già contattato qualche fotografo per farmi fare il preventivo. Sto cercando un DJ che non riesco a trovare, perché quelli che ho chiamato sono già praticamente sold out per tutta l'estate del prossimo anno, quindi spero di trovare un DJ. Se conoscete qualcuno qui di Modena, magari scrivetemi giù nei commenti se mi volete aiutare, se magari siete della zona ovviamente. E quindi niente, mi sono messa in moto proprio per quanto riguarda l'organizzazione del matrimonio 2024. La location l'abbiamo già trovata a gennaio in realtà, anche se non vi ho detto niente credo. L'avevo già fatto vedere, ma ve lo faccio rivedere, visto che comunque ci sono tantissimi nuovi iscritti che ringrazio tanto. Io mi sto aiutando questo diario del matrimonio e perché è praticamente già precompilato e io devo soltanto appunto andare a scrivere quello che mi serve. E con questo diario non dovrei dimenticare nulla, poi ovviamente si sa com'è, però insomma ecco, questo diario mi sta aiutando parecchio. Quindi niente, in questo periodo mi sto proprio dedicando all'organizzazione del matrimonio, ho già in mente quali colori scegliere, che tema appunto fare, però con questo devo parlare proprio con la ragazza che verrà ad allestire e a decorare tutto. Quando parlerò con lei e mi darà conferma, avrò appunto una visione più chiara. Vorrei scegliere tipo 4 colori che per me stanno molto bene, però appunto devo capire con lei un attimo anche se ci sono i fiori, delle tonalità appunto che dico io. Scrivete giù nei commenti quali colori secondo voi andrò a scegliere. Poi vabbè, più avanti oppure direttamente il prossimo anno vi farò vedere tutto ovviamente, però intanto se volete scrivere più o meno quali colori io sceglierò,
Vediamo chi indovina. E niente, adesso però mi devo mettere subito a preparare il pranzo perché pomeriggio vado al lavoro. Buonasera, io sono appena tornata dal lavoro e mi sono subito messa comoda. Ho iniziato già a preparare la cena e nel frattempo ho pensato appunto di fare due chiacchiere con voi. Sono le 8:30 e ancora è giorno, infatti questo è il periodo dell'anno che mi piace di più in assoluto. Giugno è uno dei mesi che proprio che io preferisco, insieme a settembre, cioè sono proprio i miei mesi preferiti, diciamo i mesi del cambio. Mi piace tantissimo questo orario, infatti la sera spesso vado anche a camminare quando riesco. Volevo parlarvi con grandissimo piacere di un nuovo shop online nato da qualche mese, creato da Federica Licheri. Questo shop online si chiama Lovely Shop. È uno shop online che vende abbigliamento e accessori. Io vi lascio il link qua giù in info box perché ha delle cose veramente super super carine, molto colorate. Veramente ci sono tanti tanti vestiti, magliettine, pantaloncini, ciabattine, borse, molto 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 carini, quindi vi invito a dare un'occhiata appunto su Lovely Shop. Lovely Shop è stato creato da Federica Licheri, che è una ragazza che ammiro tantissimo, che ho conosciuto su Instagram. L'ho conosciuta tramite il suo profilo Instagram dedicato alla casa. Infatti io e Federica abbiamo tantissime passioni in comune per la casa, a lei anche piace tantissimo comunque tutto ciò che riguarda il tema casa. E poi nulla, ha aperto questo shop online veramente creato con cura, cioè ogni dettaglio è veramente super super curato. Poi mi piace tantissimo il suo stile e lei mi ha inviato due articoli che voi potete trovare appunto su Lovely Shop. Ora vi faccio vedere. Comunque Federica è una ragazza di cui potete veramente fidarvi, e infatti lei ha anche proprio il numero WhatsApp su Lovely Shop, sulla pagina, potete contattarla tramite WhatsApp tranquillamente. Comunque potete fidarvi al 100%, è una ragazza super disponibile, gentilissima, bellissima, e veramente andate a dare un'occhiata sul profilo che vi lascio qua sotto. E adesso vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Partiamo da questa borsa a secchiello con queste frange, vedete che carina. Il manico è fatto così, con questa catenella. La borsa è super super comoda, è in camoscio e appunto è a secchiello, e ci sono di tantissimi colori. Andate a dare un'occhiata perché veramente non so di quanti colori la trovate, cioè di tanti tanti tanti, quindi andate a dare un'occhiata. Io ce l'ho di questo colore beige. E poi Federica ha scelto per me queste ciabattine. Anche queste mi sembra che le trovate di un altro colore. Queste qui, come vedete, sono delle ciabattine lilla con questa rouge, perché lei la chiama così. E poi qua hanno queste perle che la impreziosiscono. Queste qua sono veramente molto comode. Io ancora non le ho messe per uscire, però le ho tenute per stare a casa e sono veramente super super comode. Ecco qua come stanno, sono veramente bellissime, non vedo l'ora adesso di uscirci. Ora vado di là che continuo a preparare la cena, anche perché ho una fame pazzesca. E basta, io volevo salutarvi per questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi ringrazio perché siete sempre super 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 carine, grazie per esserci sempre, lo so che lo dico in ogni video, però per me è molto importante comunque farvi capire che vi leggo, che appunto so che voi ci siete dall'altra parte, quindi per questo vi ringrazio sempre tantissimo. Voglio salutare anche Cristina, che è sempre troppo troppo carina. Spero di incontrarti prima o poi, Cri, così almeno ci salutiamo dal vivo. E niente, tu sai perché. E basta, un bacione, ci
Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video. Ciao!